Ancora sangue sulle nostre strade. Un ciclista ha perso la vita nella Marca Trevigiana investito da un'auto. Schianto anche a Moimacco nell'Udinese. A Spilimbergo un camion finisce fuori strada perdendo 6 tonnellate di carico. Nel Bellunese, martoriato dal maltempo, visita della Presidente del Senato Elisabetta Casellati. Ad accompagnarla il governatore del Veneto Luca Zaia. Trema la terra in Friuli, una scossa di terremoto avvertita nell'Udinese, tremori a Gemona. Lavoro in Veneto, calano i disoccupati ma crescono i giovani più precari, più di un terzo degli under 34 non ha un lavoro stabile. Ben ritrovati con l'informazione di Telepordenone, come avete visto dai titoli, anche questa giornata ovviamente ricca di notizie, non mancano purtroppo i sinistri stradali in tutto il nord-est, dalla tragedia della Marca Trevigiana fino all'incidente di Moimacco nell'Udinese. A proposito dell'Udinese, trema la terra questa mattina, ci sarà un approfondimento del nostro collega Omar Costantini. E poi ancora maltempo, perché anche se sono passati diversi giorni da quell'ondata che ha caratterizzato sia il Veneto che il Friuli Venezia Giulia, è iniziata ufficialmente la conta dei danni, ma sono anche giorni di sopralluoghi. A Sappada la presenza dell'assessore regionale Stefano Zannier, di cui avremo anche un contributo, ma anche del presidente della Commissione Agricoltura del Senato, Giampaolo Vallardi. Da Sappada in Friuli Venezia Giulia al Bellunese, territorio martoriato. Oggi con il governatore del Veneto Luca Zaia, la presidente del Senato Elisabetta Casellati. Popolazioni che ancora stanno facendo la conta dei danni, popolazioni che si sono rimboccate le maniche già a poche ore da questo intervento di maltempo che purtroppo si è fatto sentire con danni la cui conta è tuttora in atto. Popolazioni che non mollano, popolazioni che si tirano sulle maniche e che popolazioni davvero, il caso di dirlo, che ancora una volta si fanno trovare più che mai preparate anche a fronte di una tragedia, di una situazione difficile come quella che stanno vivendo tutte e due le popolazioni, sia quella friulana che quella veneta. Ma ne parleremo nel corso del telegiornale anche con servizi dal posto. Apriamo subito con la cronaca, apriamo subito anche con la nostra domanda. Vi presentiamo quello che è il risultato dell'ultimo quesito che vi abbiamo posto. Scuole materne, un limite all'accesso dei bambini stranieri. Siete d'accordo? Bene, sì all'82%, no al 18%. Ma in questa edizione, prima di passare ovviamente alla cronaca, un altro tema che in queste ore sta tenendo banco: meno fondi all'accoglienza, vescovi e cooperative contro il ministro dell'Interno Matteo Salvini, a rischio 18.000 posti di lavoro. Con chi stai? Fatecelo sapere, se con i vescovi e le cooperative oppure con Salvini. Vedete il numero in sovraimpressione, la mail. Potete sempre seguirci in streaming, ovviamente, www.telepordenone.tv, ma ci trovate anche nei nostri social network, sia Facebook che Instagram, dove potete dire come la pensate, ma ovviamente potete sempre relazionarvi con noi per ogni tipologia di argomento, per ogni tipologia di notizie, visto che insomma ci trovate sempre a disposizione. Via subito con la cronaca. Muore travolto da un'auto, tragedia nell'Opitergino, perde la vita un giovane di soli 24 anni. Il servizio. Un ciclista ha perso la vita ieri sera nell'Opitergino. A Faeddi Oderzi i soccorsi non hanno potuto far nulla per salvare la vita ad un 24enne, Gurpet Singh, di nazionalità indiana.
Il giovane è stato investito da un'auto in transito, una Fiat Punto condotta da un ventenne del posto che stava procedendo in direzione Roncadelle. Il fatto è accaduto in via Fossadelle di Sopra, mentre era scesa una fitta nebbia che ha caratterizzato un po' tutto il nord-est. Il giovane che abitava a Ponte di Piave aveva appena finito il turno di lavoro. Sul posto i sanitari del SUEM 118 e i carabinieri che hanno eseguito i rilievi di legge. Sotto sequestro i due mezzi coinvolti. A Moimacco, nell'Udinese, il bilancio è di due persone ferite. Omar Costantini. Nei pressi di Moimacco, lungo la strada statale 54, all'altezza della zona artigianale, due auto si sono scontrate nei pressi di uno stabilimento, probabilmente a causa della fitta nebbia che in quelle ore avvolgeva l'intera zona. Ancora da definire la dinamica del sinistro, due persone sono rimaste ferite e portate a Udine in ambulanza. L'incidente si è verificato poco dopo le 19, la presenza delle due vetture sulla carreggiata ha costretto le forze dell'ordine alla chiusura in entrambe le direzioni. Sul posto hanno operato anche i vigili del fuoco del distaccamento di Cividale e del comando provinciale di Udine, i carabinieri della compagnia della città ducale e gli agenti della polizia locale dell'UTI Natisone. Camion perde il carico di ben 6 tonnellate e finisce a margine della carreggiata. Intervento dei carabinieri accaduto a Spilimbergo, ma anche ovviamente i vigili del fuoco e il soccorso stradale. Il servizio. Perde il controllo del mezzo e finisce sul margine destro della carreggiata. È accaduto ieri pomeriggio a Spilimbergo, dove una pattuglia del radiomobile è intervenuta in via Ponte Roitero, nelle vicinanze della rotonda, a seguito di una fuoriuscita di un bilico con targa slovena che aveva impostato male la traiettoria, perdendo il proprio carico di 6 tonnellate e rovinando sulla banchina laterale. Sul tratto, in direzione di marcia Udine-Spilimbergo, si era formato anche un breve ingorgo. L'autista ha subito richiesto i soccorsi. I militari dell'arma, operando i rilievi per la ricostruzione della dinamica dell'incidente, hanno potuto evidenziare come il manufatto fosse evidentemente mal ancorato sul piano rimorchio, che per effetto della velocità e traiettoria della curva impostata dall'autista aveva rotto gli ancoraggi, perdendo la tangente e uscendo lateralmente rovistando sul piano stradale. I carabinieri hanno garantito la sicurezza della viabilità e il recupero del materiale disperso, facendo confluire una maxi gru di una ditta specializzata per recuperare il pesantissimo mezzo. Non ci sono stati, per fortuna, feriti. Le operazioni, durate circa un'ora, si sono concluse senza particolarità e ulteriori criticità. Apprensione in Friuli per una scossa di maltempo, scossa di terremoto, che per fortuna non ha causato danni, ma sentiamo i particolari nel servizio. Una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 è stata registrata stamani dai sismografi alle 8.59 nella zona di Lusevera, a una profondità di 4 km. L'intensità non è stata elevata, ma comunque sufficiente a essere avvertita dalla popolazione nell'area tra Gemona e Montenas. Non si registrano danni, ma sono in corso verifiche da parte della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia. Alcune testimonianze raccontano di un forte boato poco prima della scossa. Come avviene in questi casi, il tantam sui social è scattato immediato alla ricerca di conferme di eventuali disagi. Come detto, nessun ferito, nessun danno, ma tanta paura. Ed è trascorso già un anno dal referendum indipendentista della Catalogna. Andiamo in Spagna e ne parliamo in particolar modo con Guglielmo Cevolin, presidente di Historia Limes Club. Beh, ben trovato, professore. Grazie. Un tema questo importante, no, della Catalogna. Sì, diciamo che analizziamo le cose in una prospettiva europea. Avremo come ospite in sala IACE, cioè in Piazza della Libertà a Udine, alle ore 18, martedì 13 novembre, il professor Aureli Argemí, che è fondatore del Siemen e adesso è presidente onorario, e faremo un po' il punto su diversi argomenti insieme al sindaco di Udine, insieme anche a Bojan Brezigar, che è stato presidente del quotidiano della minoranza slovena
in Friuli Venezia Giulia, che tra l'altro è stato 6 giorni proprio durante il referendum ospite della Catalogna insieme all'ex ministro degli esteri sloveno Rupel come visitatore e come controllore internazionale, diciamo, per lo svolgimento di queste elezioni. E ha fatto anche un libro. E poi ci sarà anche il sottoscritto che ha fatto la prefazione ad un volume sul concetto di nazione ai giorni nostri, quindi con le tematiche della sovranità digitale, ma anche del tema della sovranità catalana e della realtà della nostra zona dell'Alto Adriatico per quanto riguarda il trattamento delle minoranze, per quanto riguarda anche il rischio di territorializzazione dell'Alto Adriatico. Comunque i temi saranno affrontati in una prospettiva europea. Che cosa significa? Significa che analizzeremo il tema della rete delle minoranze linguistiche nazionali in Europa. Teniamo presente che recentemente è stato avviato un meccanismo dal basso attraverso 1 milione di firme per far partire un processo normativo Six Pack. Come sono partiti i six pack per il rafforzamento finanziario dell'Europa, bisogna far partire un meccanismo di questo tipo a livello di minority safe pack e quindi dei regolamenti che facciano vivere meglio in Europa le minoranze linguistiche e nazionali. E quindi lo faremo con i catalani, con Aurelia Gemì, che sono la minoranza diciamo con lingua propria, forse maggiore dal punto di vista numerico in Europa, che addirittura adesso in questa fase sta richiedendo l'indipendenza perché ha visto che chiedendo l'autonomia non è riuscito a ottenere niente. Ma poi lo faremo anche con la minoranza slovena in Friuli Venezia Giulia, con il sindaco di Udine che può ben rappresentare la capitale dal Friuli, quindi anche la nostra minoranza maggioranza friulana e poi anche per fare il punto in realtà su una nuova Europa alla quale si sta un po' attaccando e sta aspirando un po' l'Italia con questo dialogo nei confronti dell'Europa sul bilancio Che dialogo, sì. e scontro insomma ecco Esatto, poi si speriamo scontrano. che si avvii invece un dialogo perché lo scontro muro a muro non è utile, i politici devono avere la capacità di dialogare e di fare un accordo. Ecco, in chiusura il tema Sì. dell'indipendenza che sembra essere finito un po' ai margini, ma che in realtà potrebbe ritornare fuori anche dopo le europee o forse prima Ma delle europee. proprio direi, beh, sicuramente, intanto i catalani hanno dei parlamentari europei, 7-8 così, che sono catalani più che Più che spagnoli, quindi spagnoli. tra l'altro sono una buona sponda da questo lato per cercare di salvare e di portare avanti l'identità delle minoranze linguistiche nazionali in Europa, secondo questo procedimento dal basso di rafforzamento delle regole per la tutela dei popoli in Europa. Grazie a Guglielmo Cevolin per essere stato con Grazie a noi, voi. ovviamente. Ora torniamo a parlare del maltempo, perché nei territori del Bellunesi flagellati dal passaggio della recente ondata, oggi la Presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, accompagnata dal Governatore del Veneto, Luca Zaia, che a margine della visita si è intrattenuto con i giornalisti. Sentiamo il Governatore Zaia. C'è già un primo anticipo che immagino si concretizzerà la prossima settimana di 250 milioni con i primi 50 già stanziati. Solo per il Veneto? No, questo a livello nazionale. Poi ovviamente ci saranno altri stanziamenti, immagino che poi si andrà a rimpinguare questa cifra e da questo è passata una sola settimana o poco di più dall'evento. Ma noi abbiamo danni per 1 miliardo, poi è pur vero che dovremo fare una contabilità che sia precisa, quindi la faremo proprio nelle prossime settimane. Dall'altro sono fiducioso perché esponenti del governo e anche chi non è nel governo sono tutti impegnati affinché il Veneto possa avere il suo ristoro. Che tutti i soldi non ci saranno, cioè io direi che solo i pessimisti non fanno fortuna, quindi attendiamo di vedere alla fine quanti saranno gli stanziamenti e che tranche ci saranno. Io direi che è fondamentale intervenire
nelle proprietà private, nel patrimonio pubblico da subito e ovviamente mettere giù un piano d'azione, quello che stiamo facendo in queste ore, per aggredire tutto il problema dei boschi. Abbiamo 100.000 ettari di boschi a terra. E le lamentele ci sono sempre in questi casi, lo posso dire dalla mia esperienza, sono stato commissario dell'alluvione con 10.040 famiglie allagate. E immagino che poi ci sia chi si lamenta, però è pur vero che c'è già stato un impegno per questi 250 milioni, vedremo quanti soldi arriveranno anche in futuro. Questo è quello che dico, c'è chi si è lamentato anche del ponte sul Piave, oggi lo apriamo. Ah, il danno fitosanitario è uno dei grandi problemi, il dissesto idrogeologico, l'aspetto paesaggistico e poi tutto quello che è rappresentato da patologie che si possono diffondere da queste piante morte a terra rispetto a piante ancora in vita. Beh, questo è stato il mio impegno, no? Quello di fare un po' da cicerone su questa tragedia, perché sono convinto che la vita in loco e la conoscenza porti assolutamente arricchimento e anche condivisione di questa tragedia a livello nazionale. Noi restiamo in tema e dovremo avere in Veneto il collega Rosario Padovano assieme al consigliere regionale Fabiano Barbisan, che tra l'altro ha parlato ovviamente e ha sotto mano anche la situazione relativa al Veneto orientale, al dissesto idrogeologico e ad anche il punto della situazione per quanto riguarda i nostri territori. Rosario, a te la linea. Grazie Alessio. Fabiano Barbisan, la situazione del Veneto è davvero raccapricciante, noi abbiamo realizzato anche dei servizi proprio sul Bellunese, ci siamo spinti fino ad Allaghe e a una parte di Rocapietore. È stato un evento calamitoso, un evento di maltempo eccezionale, più di così non si poteva fare. Beh, diciamo che quello che l'uomo poteva fare adesso in soccorso è stato fatto di più del possibile, nel senso che tutto quello che era umanamente possibile, dalla protezione civile, vigili del fuoco, guardie forestali, volontari, i corpi alpini, cioè tutti quelli che potevano dare una mano, hanno dato una mano. E quindi è da ringraziare innanzitutto tutti quanti, perché oltre, diciamo, ai compiti istituzionali c'è proprio la buona volontà di questa gente che si è messa all'opera ad aiutare altra gente che ha avuto la disgrazia di essere con casa, beni, patrimonio, attività presenti in quella zona dove appunto c'è stato questo flagello. Adesso, come si sa, appunto ci sono già dei soldi che possono arrivare per andare in soccorso, a ristorare le prime strutture, perché qua ricordiamo che c'è gente che non ha la strada per muoversi da casa sua, per andare a portare, a prendersi il gasolio, la spesa, i negozi, cioè è cambiato un mondo in tanti tanti paesi del Bellunese. Quindi qua adesso la macchina dei soccorsi è forte, presente, il nostro governatore appunto è sul pezzo assieme all'assessore Botacin, assieme a tutto quello che è, diciamo, appunto la struttura della protezione civile. Però voglio dire, Barbisan, quello che ha fornito il governo è solo una prima tranche dei finanziamenti che dovranno arrivare. Voi temete che in qualche modo il Parlamento possa ostacolare questa propensione del Veneto a riparare i danni subiti dal maltempo? Rischiamo una nuova matrice? No, secondo quello che si può pensare ad oggi no. Perché? Perché è iniziato a venire sul posto il ministro Salvini, seguito a ruota dal ministro Toninelli, ha sorvolato, è stato presente, mi giunge notizia, anche il ministro Di Maio. Oggi appunto c'era la presidente del Senato, Casellati. Sì, la dottoressa, l'avvocato Maria Alberta Casellati, la presidente del Senato. Quindi diciamo che il governo, quello che è possibile, lo stesso Mattarella, presidente della Repubblica, si è speso per questa gente, per questa zona.
sono eventi catastrofici. Ecco, tra l'altro dopo leggeremo nella nostra parte veneta che il presidente del Consiglio Veneto Ciambetti ha fornito in queste ore le informazioni a Mattarella su come si evolve la situazione. La vicinanza del presidente della Repubblica è anche garanzia affinché il governo aiuti la nostra popolazione. E la cosa che mi ha colpito l'altro giorno, andando a documentare appunto il disastro, era il fatto che gli impianti sciistici di Alleghe sono aperti, anche se in qualche modo manca la neve, però è stato un segnale di rinascita, di voglia di ricominciare, di dire al mondo, all'Italia, al mondo, guardate, noi ci siamo per la stagione turistica e vi accogliamo a braccia aperte, pur con qualche ammaccatura. Noi dobbiamo fare di tutto e di più perché gli impianti sciistici siano aperti, perché le strutture ricettive, alberghi, ristoranti, trattorie siano aperti e perché la gente del posto abbia la possibilità di muoversi, scaldarsi, il gasolio, i camion, l'energia elettrica, quello che gli serve, i beni alimentari. Quello che c'è anche però da tenere presente, sottoscritto e proprio sul pezzo, è la questione nostra del Veneto orientale tra Livenza e Tagliamento. Affronteremo dopo nella nostra parte questo argomento. Ringrazio di averlo introdotto Fabiano Barbisano, perché siamo reduci dal Consiglio Comunale aperto di San Michele di oggi pomeriggio. Il sindaco ha lanciato una pesante accusa a Pasqualino Codognotto. In generale, senza fare nomi, dal 1966 a oggi non sono stati fatti i lavori di laminazione tra Pinzano e Spilimbergo. Barbisano, io credo che lei convenga con me che sia una cosa abbastanza scandalosa questa. È abbastanza scandalosa. È tragica nella sua scandalosità. E dobbiamo far intervenire anche qua lo Stato con l'ordine di lavorare. E speriamo che intervenga lo Stato a distanza di 50 anni dal 66. Grazie Fabiano Barbisan, restituiamo per ora la linea alla redazione centrale. Bene, grazie. Continuiamo a parlare di maltempo a Sapada. Oggi visita del presidente della Commissione Agricoltura del Senato, Giampaolo Vallardi, sui luoghi colpiti dal maltempo. E con lui anche l'assessore regionale in Friuli Venezia Giulia all'agricoltura, Stefano Zanni. Sentiamo. Quello che noi chiediamo sostanzialmente è la possibilità di avere un sostegno anche di tipo normativo rispetto a delle azioni che non sono solo quelle dell'emergenza e della somma urgenza dei primi giorni, ma anche per la gestione di un danno, specialmente quello a livello forestale, che avrà necessità di tempi più lunghi per la risoluzione e per il quale non vorremmo doverci trovare impantanate all'interno di una selva di norme che magari iniziano a richiedere una gestione ordinaria di qualcosa che ordinario assolutamente non è. Quindi su questo abbiamo ricevuto ampie rassicurazioni dell'impegno e speriamo veramente di poter avere una gestione che metta tutti nelle condizioni di poter ottenere il risultato senza esporsi a dei rischi che sarebbero veramente paradossali, quando poi qui stiamo tutti quanti lavorando, amministrazioni locali, regione, corpo forestale, protezione civile, veramente tutti quanti assieme per cercare di risolvere una situazione e riportarla alla normalità. Qui dico che è corretto che sia la protezione civile ad avere il controllo generale, quindi essere il punto di riferimento, perché sono quelli che ancora oggi possono creare dei problemi per l'incolumità pubblica. Penso ad esempio agli alberi prospicienti le strade, penso a quei corsi d'acqua che necessitano di una pulizia immediata, perché non possiamo pensare che magari ci sia una successiva fase di piogge e ci troviamo del materiale ancora nel mezzo. La fase successiva invece riguarda sì la parte della viabilità e delle infrastrutture, ma principalmente quella boschiva, sul quale l'intervento richiederà certamente dei mesi e non dei giorni. Dobbiamo intervenire fin da subito. Il lavoro della Commissione e il lavoro del Governo è già partito. È chiaro che abbiamo capito, uno, l'urgenza con cui dobbiamo intervenire e due, che servono risorse che sono ben oltre a quelle che si erano ipotizzate. Si è sentito parlare da parte del sottosegretario Salvini di un miliardo di euro, ma credo ci vorrà sicuramente tutto. Adesso si tratta di capire come riuscire a trovarlo in tempi brevi. Chiaro che magari non tutto subito, ma nel corso spalmato nel giro di un anno, ma queste cifre dovranno arrivare sul territorio. Poi questo è l'aspetto economico, poi c'è l'aspetto normativo per poter intervenire e dare la possibilità anche ai sindaci di lavorare in sicurezza. Credo che sul codice degli appalti bisognerà metterci mano, servirà un commissario probabilmente a breve
dovrebbe arrivare. È chiaro che però anche il lavoro del commissario dovrà essere supportato dal punto di vista giuridico di una forma di intervento dal punto di vista giuridico che è un po' diversa da quello che era in passato, perché di fronte a un evento eccezionale credo che anche la normativa dovrà essere sicuramente di un qualcosa di innovativo e eccezionale. Le montagne sono sicuramente friulane, sono venete, ma sono di tutto il paese d'Italia. Il paese d'Italia che sicuramente ci darà una mano, perché chiaramente questo territorio ne ha bisogno. E questo era Vallardi, accanto a lui anche Stefano Zanier, che oltre alla delega all'agricoltura ha anche quella alla protezione civile. Continuiamo con la cronaca, maltratta la compagna, arrestato un uomo a Trieste, sentiamo. Un uomo di 36 anni di Trieste è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri della stazione di Trieste Scorcola con l'accusa di ripetuti maltrattamenti nei confronti della compagna e sequestro di persona. Martedì, al culmine di un litigio, l'uomo avrebbe colpito con pugni e calci la donna, chiudendo la chiave in casa e impedendole di uscire. La stessa avrebbe tentato la fuga dall'appartamento, ma sarebbe stata raggiunta sul pianerottolo e percossa nuovamente. Una volta giunti sul posto, dopo essere stati allertati dai vicini di casa, i militari hanno riscontrato evidenti segni di percosse sul volto della donna e hanno chiesto l'intervento dei sanitari per prestarle le prime cure. Dagli accertamenti sono emerse ulteriori violenze subite in passato dalla stessa e mai denunciate per paure di ripercussioni. La donna è stata ricoverata a Catinara, dove ha passato la notte in osservazione. L'uomo invece è stato portato al carcere del Coroneo a disposizione dell'autorità giudiziaria. E sentite invece che cosa è accaduto nel veneziano. Rubati gioielli per oltre 30.000 euro, la vittima si rivolge ai carabinieri e scopre che il colpo era stato architettato dal figlio. Continua il piano di vigilanza e controllo del territorio contro i furti posto in essere dai carabinieri della compagnia di Mestre su tutta la giurisdizione. La presenza è stata aumentata in tutta la fascia territoriale del Milanese, Spinea, Mirano, Santa Maria di Sala, Noale e Scorzè, senza tralasciare altri particolari. In questa località i carabinieri hanno recuperato vari monili in oro, oggetti di un furto in abitazione presso un negozio di compro oro, ove erano stati posti all'incasso dai ladri ricettatori. I carabinieri, a seguito dell'attivazione da parte di un'anziana cittadina che aveva patito un furto nel proprio appartamento, hanno attivato subito gli accertamenti. I cassetti della casa erano stati aperti, ma c'era la netta sensazione che i ladri sapessero dove mettere le proprie manacce, a partire dalla cassaforte nascosta. I gioielli valevano decine e decine di migliaia di euro, almeno 100.000. I militari si sono messi sulle tracce dei responsabili, ponendo sotto controllo in particolare il figlio più anziano e la compagna, che vantano precedenti specifici. Messi alle strette i due, alla fine di un'incalzante opera di composizione del quadro accusatorio e di confutazione di bugie e scuse, sono capitolati questi rei e hanno confessato di essere gli autori del furto. Vasta operazione di controlli antidroga questa mattina ad Udine, al terminal studenti. Agenti della Polizia di Stato, unità cinofile della Guardia di Finanza hanno controllato gli studenti in arrivo al terminal delle Corriere nei pressi del centro studi. I controlli hanno permesso il sequestro di due involucri contenenti dell'hashish e marijuana abbandonate all'interno di due autobus. La polizia comunica che analoghi controlli saranno effettuati anche nei prossimi giorni. Un chilo di droga nello zaino, questa volta un arresto è accaduto a Mestre. Una pattuglia del comando provinciale della Guardia di Finanza di Venezia ha arrestato alla stazione di Mestre un giovane italiano trovato in possesso di un chilogrammo di cocaina. La droga era contenuta all'interno di uno zainetto che il ragazzo indossava mentre era seduto sul marciapiede del piazzale. Il pastore tedesco Depp ha segnalato la borsa al proprio conduttore ed è scattato un immediato controllo di questo soggetto. Sono spuntati numerosi panetti di hashish e a seguito della successiva perquisizione personale è stata rinvenuta altra sostanza stupefacente nascosta negli indumenti intimi di questa persona.
I Baschi Verdi hanno immediatamente proseguito l'operazione perquisendo la casa del giovane, dove è stato rinvenuto un ulteriore quantitativo di oppio, un bilancino di precisione, un coltello da taglio con tracce di sostanze. Il ragazzo è stato arrestato e condotto alla casa circondariale di Santa Maria Maggiore sull'isola, dove resta a disposizione della Procura della Repubblica. La sostanza stupefacente è stata sequestrata per le analisi di rito e la successiva distruzione. Il Festival Olimpico Invernale della Gioventù Europea del 2023 si svolgerà in Friuli Venezia Giulia, coinvolgendo tutta la montagna regionale in un progetto articolato in 8 giornate con 10 discipline sportive ufficiali e 3 dimostrative tra neve e ghiaccio, che utilizzerà il know-how acquisito attraverso l'organizzazione delle Universiadi Invernali 2003 e gli stessi EIOF, ma nella versione estiva del 2005. L'assegnazione del Festival Olimpico Invernale della Gioventù al Friuli Venezia Giulia è venuta oggi a Marbella in Spagna nel corso della 47esima Assemblea Generale dei Comitati Olimpici Europei. Torniamo nel veneziano, notte di Halloween troppo alcolica, arriva lo stop da parte del questore. Sentiamo. Aveva suscitato preoccupazione e clamore l'infelice esito della festa di Halloween, del Night and Day di Noale, con il coinvolgimento di alcuni giovanissimi soccorsi per le conseguenze dell'alcol. I carabinieri hanno dato esecuzione al provvedimento amministrativo di sospensione dell'attività per la discoteca per una durata significativa, 60 giorni. Il provvedimento emesso dal questore di Venezia, su proposta della Compagnia Carabinieri di Mestre, fa riferimento agli esiti di una serie di verifiche effettuate dai militari dell'arma nei confronti di questo esercizio pubblico. Hanno lavorato a questa inchiesta i carabinieri della stazione di Noale e del nucleo radiomobile. Comuni e ambiti sociali, sul tema è intervenuto oggi l'assessore regionale Roberti. Allora andiamo a Trieste, sentiamo. C'è stata l'approvazione definitiva appunto in giunta, dopo la prima approvazione preliminare in giunta di un mese fa. Il passaggio al CAL, che ha visto un voto praticamente unanime da parte del Consiglio delle Autonomie Locali, salvo un'astensione, e in quell'occasione c'è stata appunto l'indicazione, poi recepita sia da parte mia sia da parte dell'assessore Riccardi, su un singolo paragrafo che riguardava la parte della salute, quindi il ritorno ai vecchi ambiti sociali con le assemblee dei sindaci, che non verranno più fissati in legge come inizialmente era previsto, ma verranno demandati a successive delibere di giunta. Questo viene fatto per un motivo ben preciso. Già da subito avevamo detto che volevamo la massima elasticità, quindi davamo la possibilità ai territori di autodeterminarsi e di decidere con chi volevano collaborare. Effettivamente metterlo in tabella, in legge, avrebbe reso il procedimento molto più complesso. Con questa procedura che ci è stata suggerita dai sindaci e che abbiamo capito immediatamente essere una proposta assolutamente valida e di buon senso, portiamo tutto a una delibera di giunta, quindi con un sistema molto più elastico. Quindi dal momento dell'entrata in vigore della legge si creeranno questi ambiti sociali e quando un sindaco vorrà passare da un territorio all'altro basterà una semplice delibera e tempo qualche settimana quello spostamento sarà automatico. Ma questo va proprio nella direzione di dare possibilità ai territori di decidere e ridare dignità ai sindaci di potersi gestire in modo autonomo e in completa autonomia e soltanto con il supporto della Regione Friuli Venezia Giulia. Ed ora andiamo ad Azzano Decimo. Atmosfera di festa questa mattina. Il sindaco Marco Putto e l'assessore Roberto Innocente hanno preso parte ad un compleanno davvero speciale. Noi vediamo in foto i 107 anni della signora Silvia Mascarin, residente del posto, di ottima salute, una persona dinamica, lucida, va a prendere la legna al mattino, si reca al cimitero, va a messa, insomma davvero un grandissimo traguardo raggiunto in maniera fantastica. Siamo tutti molto felici, ha detto oggi il sindaco Marco Putto, perché la signora Silvia ci ha dato davvero una grande dimostrazione di vita, quasi, ha detto il sindaco, da Guinness dei primati. Il segreto? Beh, un bicchiere di vino al giorno, uova, latte e uno spirito
propositivo nel prendere le cose belle, ma anche purtroppo quelle brutte della vita. Vedete ovviamente in foto, abbiamo visto il sindaco Marco Puto assieme all'assessore Roberto Innocente, anche in una foto c'era anche Don Galliano, sacerdote, ecco lo vediamo adesso in foto, molto conosciuto per le sue doti e l'aiuto alle persone in difficoltà. Beh, i complimenti anche da parte nostra, ovviamente a Silvia Mascarin, da parte ovviamente di tutta la nostra redazione per questo grandissimo traguardo e anche per questo esempio, insomma, di longevità. Torniamo in studio, autunno sanvitese, decima edizione a San Vito al Tagliamento, vediamo domani che cosa ci aspetta per questo secondo giorno di evento e manifestazione. Aver raggiunto i due lustri intanto è una cosa che ci rende anche contenti particolarmente, perché non è così semplice riuscire a portare avanti una manifestazione come questa che richiede l'impegno un po' di tutti, dell'amministrazione comunale, dell'ASCOM, ma soprattutto anche degli operatori commerciali e anche, se mi permetti, dagli sponsor che comunque ci sostengono in questa iniziativa. Il programma è molto ampio, San Vito al Tagliamento, tutto il centro storico sarà completamente riempito da parte di operatori commerciali che presenteranno attraverso i gazebi in piazza e in via Amalteo la parte, diciamo, più prettamente gastronomica, mentre via Amalteo avrà anche la presenza di uno street food, praticamente il mangiare cosiddetto da strada. Via Manfrins troverà spazio con la parte dell'artigianato e artigianato e operatori commerciali, e mentre la parte più, diciamo, ludica, più spettacolare troverà spazio sia in via Amalteo con l'esposizione di auto e moto d'epoca, sia in piazzetta Pescheria con la parte dedicata ai bambini con giochi fatti apposta per loro. Piazza Castello troverà spazio per quanto riguarda l'accoglimento delle associazioni sportive e non. Avremo il judo, avremo la danza del ventre, avremo il pedale sanvitese, avremo lo sci club di Annone Veneto. Ma quanto è importante mantenere una tradizione come quella dell'autunno sanvitese? Ma direi che è importante, ma vorrei fare un discorso più generale, cioè il territorio della provincia di Pordenone è importantissimo, perché sì, noi svolgiamo manifestazioni in questo caso qui il prossimo weekend a San Vito al Tagliamento, ma facciamo lo stesso a Spilimbergo, a Sacile e a Maniago. E valorizzare il territorio significa naturalmente calarsi sul territorio, arrivare alle comunità locali, ma soprattutto agli operatori locali, che sono quelli che poi danno vita a un territorio, danno animazione a un territorio e quelli che poi riescono a far socializzare un territorio e quindi a valorizzare il territorio. E da questo punto di vista credo che questa iniziativa di San Vito, autunno San Vito, sia importante, anche perché c'è una valorizzazione di prodotti tipici, ma c'è una valorizzazione di tutto quello che sta attorno a questo mandamento, quindi sia dall'aspetto culturale, artistico, di monumenti, di visite. Quindi diciamo questo connubio, questa sposalizia con l'amministrazione comunale, la Proloco e altre associazioni è un elemento forte che caratterizza il territorio. E torniamo in studio perché abbiamo proprio il sindaco di San Vito al Tagliamento, Antonio Di Bisceglie. Ben trovato sindaco. Beh, la lascio alle sue pillole. Certamente, devo dire con grande soddisfazione che la prima pillola è di grandissimo rilievo ed è una pillola, potremmo dire, di prospettiva occupazionale, di lavoro, ovvero nell'ambito dei rapporti che qualsiasi amministrazione ha, e che in questo caso anche l'amministrazione di San Vito ha, e in particolare delle relazioni che abbiamo con il vicepresidente di Coop Alleanza 3.0, Bomben Dino. Proprio nei giorni scorsi abbiamo avuto questo incontro, questo colloquio con Bomben, e possiamo dire che il magazzino Coop presente nella zona industriale Ponte Rosso Tagliamento sarà ricostruito. Questa è una grande notizia, la sottolineo, e voglio davvero ringraziare il vicepresidente di Coop Alleanza 3.0 per averci in qualche modo
messo nelle condizioni di non preoccupazione, quindi averci dato questa rassicurazione riguardante la ricostruzione del magazzino, nel contempo mantenendo la occupazione presente. Credo che questo, come dire, metta un punto fermo per quanto riguarda, come dire, una inquietudine che vi poteva essere, ma ripeto, questa è notizia, se mi posso permettere di dire, ufficiale, e conseguentemente credo che sia davvero di grande rilievo. Detto questo, collegandomi prima al servizio che è stato fatto riferito all'autunno sanvitese, proprio quest'oggi, nell'ambito dell'autunno sanvitese, si è aperta la tredicesima rassegna d'arte contemporanea Palinsesti, che unita, se vogliamo, a quella che la precedeva, cioè alla rassegna che veniva che era denominata Hic et Nunc, è alla 27esima edizione di Palinsesti, edizione 2018, denominata Notturni. Un sostantivo suggestivo, emblematico, ma anche semplice, che credo possa portare tanti visitatori, così come può portare tanti visitatori che avranno la possibilità di votare una delle tre opere presenti, dei tre artisti presenti alla decima edizione all'interno di Palinsesti del premio in sesto. Detto questo, un'altra pillola, la terza, è questa. Questa mattina si è svolta un'importante iniziativa a cura di Libera. Nell'iniziativa, tra le varie che Libera ha svolto e alla quale va dato merito e ringraziare, riguardante per l'appunto la lotta contro il gioco d'azzardo. Questa mattina sono stati consegnati dei adesivi che vengono dati a quegli esercizi che decidono di non avere macchinette. Ecco, nell'ambito di una consegna abbiamo avuto modo di annunciare la volontà dell'amministrazione comunale di svolgere ogni sforzo, di ogni impegno perché non abbia a riaprire la sala slot presente attualmente nel centro storico di San Vito. Questo in ragione di due fatti. Il primo, che essa attualmente è chiusa, è scritto è chiuso, che è un cartello col cambio di gestione. Due, in ragione del fatto che come dire, è vicina a quelli che vengono chiamati ambienti sensibili. Ecco, noi agiremo in tutti i modi perché essa non abbia ad essere riaperta. Quarta pillola, siamo alla vigilia, la prossima settimana ci sarà il preannunciato convegno europeo a cura del provveditorato interregionale dell'amministrazione penitenziaria, incentrato sulle possibilità di affinare le norme dei 16 paesi che fanno parte di un consorzio che vogliono pensare di unificare le norme per meglio combattere il radicalismo religioso nelle carceri. Ultima battuta, quest'oggi abbiamo aperto la rassegna d'arte contemporanea Palinsesti. Sabato prossimo, appuntamento alle ore 17, sabato 17 alle ore 17 nella chiesa di San Lorenzo per l'apertura della mostra fotografica dedicata a Pino Dal Gal, questo grande fotografo veneto che sarà presente e che insieme a rassegna d'arte Palinsesti porterà tutto il periodo, se così possiamo dire, festivo, mi auguro, tanti visitatori nella nostra bella cittadina. Grazie al sindaco di San Vito al Tagliamento Antonio Di Bisceglie. Parlava in apertura il sindaco di lavoro, di occupazione. Oggi ci sono dei dati che arrivano dal Veneto. Calano i disoccupati ma crescono i giovani precari. Più di un terzo degli under 34 non ha un lavoro stabile. Sentiamo. Meno disoccupati e più opportunità di lavoro. Il Veneto è una delle regioni leader in Italia per dinamicità del mercato con i più alti livelli di occupazione, ma a crescere e a preoccupare sono soprattutto i contratti di lavoro temporaneo. Negli ultimi 10 anni la percentuale dei giovani precari in regione è raddoppiata, passando dal 18% nel 2007 al 34% del 2017. Più di un terzo degli under 34 in Veneto
Veneto non ha un lavoro stabile e spesso il precariato porta con sé retribuzioni più basse o comunque redditi medi che scontano i periodi di inattività. A mettere a fuoco le dinamiche economiche e sociali di un mercato del lavoro sempre più divaricato tra garantiti e non, tra anziani e giovani, è l'ultimo bollettino mensile statistiche flash dell'Ufficio Statistica della Regione del Veneto. I giovani, spiega il report statistico, si trovano in una condizione di vantaggio rispetto ai coetanei delle altre regioni. I ragazzi che non studiano e non lavorano sono 15 su 100, nel resto d'Italia sono 24 su 100, inflessione del 2,7% rispetto all'anno precedente, e il tasso di disoccupazione giovanile è del 20,9%, 14 punti meno della media nazionale. Il Veneto, assieme a Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Lombardia e Valle d'Aosta, è comunque fra le regioni dove gli indici occupazionali sono più alti e le dinamiche del mercato del lavoro sono più vivaci, ma il mondo stesso dell'occupazione si sta facendo sempre più precario. Gli occupati dipendenti complessivi nell'ultimo anno sono cresciuti del 3,2%, quelli a tempo determinato del 15,3%. Lavoro ma anche politiche industriali al centro. Sentiamo l'assessore regionale Sergio Bini del Friuli Venezia Giulia su ovviamente un tema come quello relativo all'industria. Oggi è stata una giornata di festa per la MIB, ma non solo per la MIB, io dico per l'imprenditoria del Friuli Venezia Giulia, in quanto abbiamo assistito alla premiazione di 33 imprenditori, sottolineo imprenditori, che hanno voluto accrescere la propria formazione per portare un contributo costruttivo e, come dire, per la crescita e il futuro delle proprie aziende, e quindi una giornata assolutamente, assolutamente importante. Si deve partire da lì. Io dico sempre, se tu vuoi far crescere un'impresa, devi avere dei manager qualificati, adeguati, e soprattutto con una formazione in grado di poter far competere le proprie aziende a livello internazionale. Oggi 33 persone si sono accresciute con questo prestigiosissimo riconoscimento. Quello che chiedono gli imprenditori è una cosa molto semplice: lasciamoli lavorare, lasciateci lavorare, ci chiedono. Il compito della pubblica amministrazione è quello di facilitare la loro strada, il loro agire quotidiano. Insomma, la Giunta Federica si sta contraddistinguendo in questi primi mesi di guida, di carica, in tal senso. Sottoscritto con molta determinazione perseguirà questa strada, aiutare gli imprenditori a lavorare. Oggi in tutta Italia si sono tenute manifestazioni molto partecipate legate al disegno di legge Pilon, in particolar modo quello relativo all'affido condiviso. Insieme ad altri due disegni di legge è stato chiesto il ritiro anche a Pordenone. Dalle 10 alle 13 c'era in piazza Voce Donna con un banchetto informativo. Allora cerchiamo di capirne di più con Nazario Mazzotti della SPCGL del Friuli Occidentale. L'oggetto del contendere è quello dell'affido condiviso, ma non solo, Mazzotti. Diciamo che l'affido condiviso non sarebbe un problema per come è stato svolto fino adesso, è per le norme ulteriori che vengono introdotte. Allora, cominciamo col dire chi è Simone Pillone, un avvocato familiarista, senatore leghista, noto per le sue posizioni integraliste, organizzatore del Family Day, contrario al divorzio, unione civile, aborto e quant'altro. Sostiene lui stesso che il suo disegno di legge sia ispirato alle posizioni del movimento dei padri separati. Che cosa si propongono Pillone e gli altri con questi tre disegni di legge? Diciamo che se queste norme reazionarie maschiliste e classiste, questo almeno il nostro giudizio, venissero approvate, i diritti civili conquistati in anni di lotta e di impegno, il diritto di famiglia farebbe un salto indietro di 50 anni, mettendo in forza la tutela delle donne e dei minori, la separazione, il divorzio e le unioni civili con le donne poste di fronte al doppio ricatto economico e dell'affetto verso i figli. Il disegno di legge si ispira a un modello civile e culturale figlio di questi momenti bui, centrato sugli interessi economici dei maschi adulti e a danno delle donne e dei minori.
Oggi, come dicevamo, erano tanti in piazza per dire no all'obbligo della mediazione a pagamento. Questa è una delle novità che introdurrebbe questo disegno di legge, quindi mediazione obbligatoria a pagamento a carico dei due coniugi, vietando così di fatto alla parte più debole perfino il divorzio. Il secondo no va allo stop all'assegno di mantenimento per i figli, perché il loro sostentamento si risolverebbe con l'affido paritario obbligatorio, quindi condiviso sì, ma paritario obbligatorio, senza alcun sborso da parte della parte più forte della coppia. No, il no all'affido paritario, di conseguenza con l'obbligo per i minori della doppia residenza, questa è un'altra novità, e di abitare più o meno il 50% delle giornate con il padre e il 50% con la madre, anche contro la loro volontà. Infine, questo non è contenuto nel disegno di legge, ma è un proposito già dichiarato dal senatore Pillon, che l'obiettivo finale è di dire no di porre lo stop, insomma, al mantenimento a favore del coniuge più debole dell'assegno di mantenimento. Quindi per il ritiro al disegno di legge si sono schierate, sono scesi in piazza oggi tutte le associazioni delle donne, ne ricordiamo solo alcune per brevità, dire Donne in Rete contro la Violenza, l'UDI, Non Una di Meno, Arci Donna, l'Arci, le ONG, l'AUSER, oltre alla UIL e alla CGIL, che in tutti i suoi propri recenti congressi tenuti in questi mesi ha approvato uno specifico ordine del giorno. E il no è arrivato anche da tanti psicologi, giudici, avvocati, da Liberi Uguali, dal PD e da Forza Italia, e perfino dai 5 Stelle, che pur hanno firmato quel disegno di legge assieme alla Lega. Queste sono cose difficili da comprendere, un po' misteriose. Colto il disegno di legge a difesa dei diritti civili delle donne e dei minori, sono già state raccolte oltre 100.000 firme e perfino l'ONU è intervenuta sul governo italiano con una nota per segnalarne i pericoli ed il palese contrasto con la Convenzione di Istanbul firmata dall'Italia nel 2003, che vieta l'obbligo appunto della mediazione privata con oneri a carico anche del coniuge più debole. Quindi noi speriamo che queste iniziative portino al blocco e al ritiro di questo disegno di legge. Ecco, abbiamo fiducia, siamo consapevoli dei tempi bui che stiamo vivendo, ma tornare indietro di 50 anni, avendo la memoria di quali sono state le battaglie per ottenere il diritto al divorzio, poi bisogna sempre tenere presente che in queste vicende non sono nelle stesse condizioni quasi mai i due coniugi. C'è sempre una parte più debole, no? Per una ragione o per l'altra, che è destinato a soccombere di fronte a iniziative di questo tipo che introducono un peso economico rilevante a carico anche del coniuge più debole, compreso la corresponsione di un affitto virtuale qualora la casa venga assegnata a chi è assegnato il figlio. Chiaro. Ecco, quindi, bene. Questa è la posizione di Nazario Mazzotti della CGIL del Filo Occidentale, grazie per essere stato con noi. Continuiamo il telegiornale, polemiche a Trieste sulla cosiddetta buona scuola con il tetto del 30% per i bambini extracomunitari. Ci racconta tutto Omar Costantini. Un tetto massimo del 30% di alunni stranieri in ogni classe per garantire un'offerta educativa qualitativamente appropriata. Il crocifisso, previsto in tutte le scuole, è l'insegnamento della religione cattolica quale principio fondamentale fondante l'attività. Sono alcuni punti del nuovo regolamento delle scuole dell'infanzia del Comune di Trieste approvato dalla Giunta, che ha sollevato polemiche. Il documento è al vaglio delle circoscrizioni prima di arrivare in Consiglio Comunale. Il capogruppo del Partito Democratico in quinta circoscrizione, Maria Luisa Paglia, definisce il testo propaganda fatta sulla pelle dei bambini. Il tetto del 30% di stranieri, è il parere del garante regionale dei diritti della persona, Walter Citti, è obiettivamente suscettibile di veicolare e rafforzare nell'opinione pubblica un messaggio potenzialmente stigmatizzante e di esclusione. Sulla religione cattolica, il regolamento precisa che le famiglie possono decidere se far seguire le lezioni ai figli e varrà il cosiddetto silenzio assenso.
Con noi Stefano Santarossa, componente nazionale dei Radicali Italiani, ben ritrovato ovviamente Santarossa. Beh, parliamo del tema relativo all'ICI e alla Chiesa, no? E a questa diciamo così polemica che è nata nei giorni scorsi relativamente al pagamento di questa imposta, un tema sollevato tra l'altro anche dagli stessi radicali. Allora, qual è la posizione? Beh, intanto il Partito Radicale ha in qualche modo assistito una scuola montessoriana romana che ha presentato il ricorso anche in sede europea. Per il problema sta nel fatto che dal 2006 al 2012 la Chiesa non ha pagato l'ICI su quelle che erano gli esercizi commerciali. Parliamo quindi di bed and breakfast piuttosto che altre attività di tipo commerciale che di fatto anche attualmente sono in competizione con altre, con le attività di altri cittadini. Se questa è un'attività commerciale, è giusto che paghi l'ICI come era giusto che pagasse l'ICI come lo pagavano gli altri. Questo è un principio di diritto che dovrebbe essere chiaro, chiarissimo, no? È stato Monti nel 2012 poi nell'introduzione dell'IMU a correggere il tiro. Resta il fatto che in questo periodo di tempo, in modo illegale, la Chiesa non ha pagato ben 4 miliardi di euro. Ma se andiamo ancora indietro nel tempo, c'è la possibilità di recuperare ancora di più. Ciò cosa significa? Significa che in questa fase in cui non si riescono a trovare i fondi nel bilancio di questo Stato, ormai in uno Stato veramente in bancarotta, ecco, cominciamo a prenderli da qui, visto che c'è la Corte Europea che obbliga l'Italia a farlo. Se non lo farà, l'Italia pagherà una serie di sanzioni di svariate centinaia di migliaia di euro. Ora dovrà esprimersi il Parlamento, no? Il Parlamento e il Governo. Il Governo, certo. Allora, ma l'azione del Partito Radicale, proprio l'altro giorno Maurizio Turco, che è presidente del Partito Radicale Transnazionale, ha affermato, che questo succederà, che se non ci sarà questa azione da parte del Governo e del Parlamento, si andrà alla Corte dei Conti, perché evidentemente c'è un danno erariale. Allora, rispetto a questo, si chiede l'affermazione di un principio, di un diritto, no? Di diritto delle attività commerciali di stare sul mercato come altre, anche se sono patrocinate dalla Chiesa Cattolica. Ecco, qua in questo paese è davvero difficile, no? Davvero difficile. E oggi, diceva bene anche chi mi ha preceduto, sembra che quanto è stato conquistato in 40 anni di lotta, ma le lotte del Partito Radicale erano lotte solitarie in cui c'erano le persone che si riconoscevano in quelle, perché faceva parte quello di una vita, della vita reale delle persone, no? Cioè i diritti, il divorzio, la possibilità quindi di rifarsi una vita dopo che un'unione era finita. Non siamo al passo con i tempi. No, stiamo tornando. La sua posizione, chiaramente. No, ma qui il problema è che noi ci stiamo discostando da quanto avviene in tutti gli altri stati, ma anche i governi di destra sono riusciti a legiferare, e quanto sta accadendo ed è accaduto nel nostro paese è proprio perché noi stiamo in Unione Europea, e quindi tutta una serie di ricorsi da parte delle coppie omosessuali, piuttosto che anche il diritto ad avere un figlio con la fecondazione assistita. Adesso, ancora oggi, per l'eterologa deve capitare che le coppie debbano andare all'estero. Cioè, rispetto a queste storie che incidono nella vita dei cittadini, è bene che la popolazione cominci, chi ci ascolta, cominci a rizzare le orecchie, a capire che forse la strada che sta prendendo è pericolosa, perché di fronte alla demagogia che impera, stiamo attenti, perché ci stanno togliendo delle libertà che abbiamo conquistato in anni di lotta.
Grazie a Stefano Santarossa, componente del Comitato Nazionale dei Radicali. Continuiamo il telegiornale. La Cina è vicina a spazi per l'economia e la politica regionale nel gigantesco piano cinese della cosiddetta nuova via della seta. La regione Friuli Venezia Giulia si trova geograficamente in una posizione assolutamente strategica. È la porta dal mare verso l'Europa e nel contempo anche funge da cerniera tra Europa dell'Est e Europa dell'Ovest. Beh, la Via della Seta è una grandissima opportunità e come tutte le grandi opportunità però vanno maneggiate con cautela, se non fosse altro perché ci troviamo di fronte una potenza economica mondiale, la Cina, che ha investito dal 2012 a oggi centinaia di miliardi di euro. Però, torno a dire, i rapporti istituzionali tra la regione Friuli Venezia Giulia e la Cina sono molto, molto buoni. Il sottoscritto direttamente ha avuto modo di un mese poco più fa di andare in Cina in missione internazionale, quindi rapporti di partnership molto buoni. Abbiamo delle opportunità meravigliose dettate dal porto di Trieste, ma non solo, anche tutto l'entroterra del Friuli Venezia Giulia può essere coinvolto in questa importante fase di crescita dettata appunto dalla Via della Seta. La notizia che ci è appena giunta in redazione: ANAS ha riaperto al transito il percorso provvisorio per consentire il collegamento delle sponde fra Susegana e Nervesa della Battaglia. Siamo in Veneto, in provincia di Treviso, dopo il ripristino della sede stradale sulla viabilità alternativa al ponte storico della Priula lungo la statale 13 Pontebana, danneggiata tra l'altro dalla piena del fiume Piave dei giorni scorsi e dall'ondata di maltempo. Il tratto era già stato chiuso al traffico in via precauzionale nel primo pomeriggio di domenica 28 ottobre a causa appunto delle condizioni meteo avverse. Andiamo in Veneto con Rosario Padovano e il suo ospite. Grazie, grazie Alessio Conforti, parliamo con Marco Nicodemo, avvocato di politica. Si muovono i primi candidati in avanscoperta qui a Portogruaro, si parla di Gianluca Liut, si parla di Guido Anese, non credo di Marco Nicodemo, anche se comunque assolutamente no. Assolutamente no, lo escludiamo a priori, però c'è molta fibrillazione, addirittura si vocifera di una corsa a tre nel centrodestra, senatore Barro e un altro candidato, in modo tale da prepararsi per un eventuale ballottaggio. Candidato della Lega sarebbe il terzo, Barbisani in questo caso, e chi prima arriva al ballottaggio poi ricompatta la maggioranza secondo i vecchi schemi. Quanto c'è di vero, quanto c'è di fantasioso in questa fantapolitica che riguarda la città dell'Emene, secondo lei, che è un osservatore privilegiato? Ma per la descrizione che lei ha fatto molto puntuale e ha fotografato in questo momento a un anno e mezzo quello che potrà succedere nelle prossime elezioni comunali, direi che c'è, come ha già detto lei, io lo ridico in termini molto peggiori del suo, e dico c'è molta confusione, nel senso che ci abbiamo, come ha descritto, parecchie liste, parecchi nomi e quindi in conseguenza parecchie liste, addirittura oltre le liste, oltre i nomi che ha fatto lei, ci sono anche altri nominativi anche dall'altra parte, se vogliamo chiamare l'altra parte la sinistra, definendola ancora sinistra e destra, se oggi ha ancora un senso tutto questo. Sicuramente Liut non corre nel centro-destra, no, se appunto dovesse correre. Ma anche nel centro-sinistra ci sono altre voci, anche l'abbiamo letto anche negli ultimi, quello di Anese, anche quello, ma anche altre candidature, tipo nuove, vecchie candidature che possono sempre esserci. Si riferisce a Bertoncello? Anche a lui. E quindi vede che sia da una parte che dall'altra abbiamo ad oggi, ha fatto lei il conto corretto, di qualcosa come 7-8 persone, che quindi 7-8 liste che potrebbero presentarsi domani in questa, nella competizione elettorale. Ma i candidati sindaci dovrebbero essere meno dell'altra volta? Speriamo che possano essere meno e che quindi ci si possa orientare su determinati nomi e che quindi con questi nomi si riesca poi a far sì di andare poi c'è anche un'altra questione di Codemo che lei conosce sicuramente molto bene. Forza Italia non è unita a Portogruaro, è frammentata e lo sappiamo, però mi pare di capire che la coordinatrice Caterina Pinelli vada da una parte, mentre
Luigi Geronazzo, che è assessore, che appoggia l'assenatore assieme ad Enrico Zanco, vadano da tutt'altra parte e chiaramente poi c'è anche la lotta sul simbolo. Simbolo che appartiene a Geronazzo ancora. Tecnicamente e giuridicamente è così. Ecco. Questa è la realtà. Ecco che quindi, che anche qui, partendo dalle sue parole, che cosa abbiamo? Due squadre all'interno di Forza Italia. Anche lì bisognerà sicuramente... Ma abbiamo anche due consoli che non vanno d'accordo. Bisognerà sicuramente anche lì, in questo anno e mezzo, mi auguro che possa succedere, che ci possa essere anche lì un'unitarietà, che si arrivi anche lì a un compromesso. E le europee del prossimo anno, secondo lei, rimescoleranno le alleanze anche in città? Sicuramente sì, e avremo dei nuovi, non dico dei nuovi schieramenti, ma delle nuove forze all'interno degli schieramenti. Anche in città, anche a livello locale. Avrà sicuramente un riflesso. Delle ripercussioni. Perfetto, ringraziamo Marco Nicodemo per la sua analisi politica. Restituiamo la linea alla redazione centrale. Grazie ad entrambi. Beh, si sa, no? Domani si festeggia San Martino, ed è anche una giornata importante per famiglie, per bambini, ci si ritrova ovviamente a festeggiare, ma anche per la cultura cristiana. In questo appuntamento centrale, anche così da un punto di vista liturgico. Bene, una commemorazione, quella di San Martino, che tra l'altro nasconde anche degli importanti aneddoti storici e non solo. Noi siamo in compagnia di Giordano Brunettin di Una Voce. Perché questo santo è così importante da avere una collocazione liturgica pari a quella addirittura degli apostoli? Bentrovati. Certamente questa domenica, che di per sé sarebbe la terza domenica mobile dopo Pentecoste, vede anche la festa di San Martino, 11 appunto dicembre. E perché è così importante, giustamente è stato richiesto? Beh, certamente c'è l'aspetto folcloristico, ovvero sì, la figura di San Martino è collegata con il momento della svinatura, dunque con l'inizio dell'inverno, secondo tutta una tradizione anche pagana e tradizionale. Poi c'è l'aspetto, certamente, quello più collegato alla sua biografia, ovvero sia è rimasta impressa la sua figura nell'immaginario collettivo di quando divide il suo mantello a colpi appunto di spada, dandone parte a un povero ignudo. Ma questo è soltanto un aspetto della sua figura, diciamo quello della carità, ma che potrebbe essere benissimo la stessa dei pagani. In verità la figura di San Martino è importante in maniera molto più profonda, potremmo dire radicale, non soltanto per la Chiesa Cattolica, ma per tutta la civiltà occidentale, come si è sviluppata poi fino ai nostri tempi. In che senso? Beh, innanzitutto lui, figlio di militare, nato verso il 315 in Pannonia e quindi destinato a essere militare lui stesso, quando la famiglia si trasferì a Pavia, perché il padre tribuno si congedò, si formò in Italia e già da subito, già a 10 anni, lui, nato in una famiglia pagana, sentì una disposizione fortissima verso il cristianesimo e si fece iscrivere nell'elenco dei catecumeni. Destinato poi appunto, se detto, alla carriera militare, a 18 anni, entrato ormai in servizio, venne mandato in missione appunto in Gallia e appunto vicino ad Amiens che avvenne l'episodio della vestizione dell'ignudo. Ma in verità questo è un fatto decisivo nella sua vita perché lo determinò appunto a passare definitivamente al cristianesimo col battesimo, circa 333, e poi nel 337, congedato, entrare decisamente nell'ordine appunto negli ordini minori. Fu quindi discepolo di Ilario, vescovo di Poitiers. Cosa possiamo dire appunto della sua intera carriera che vide nel 371 la sua consacrazione a vescovo di Tours? Beh, che fu segnata innanzitutto primo da una vocazione monastica. Lui è considerato il primo vero padre iniziatore del monachesimo in Occidente, ben prima di San Benedetto. Secondo punto, la lotta che lui condusse costantemente contro l'eresia ariana, questa eresia che si diffuse in tutto Occidente e che devastò la Chiesa e che aveva il suo nucleo fondamentale nella negazione della divinità della persona di Gesù Cristo. Praticamente lui, diventato vescovo di Tours, fondò un enorme monastero, appunto, di Marmoutier e attraverso la figura dei suoi monaci, lui portò avanti un piano di cristianizzazione di tutti i ceti che ancora vigevano nel paganesimo.
attraverso appunto la fondazione non soltanto certamente di nuove diocesi, nuove chiese, ma anche l'invio di missionari che erano monaci. E quindi il nucleo poi, che sarà poi diciamo di Benedettino, aveva già una sua base nella grande diffusione di questa vita cenobitica voluta appunto da San Martino. Poi c'è un altro aspetto, se vogliamo, importante, ovvero sia nella sua vicenda personale di vescovo e di tutore della Chiesa nella Trinità di Tours, entrò in conflitto anche con l'autorità imperiale, diventò uno dei sostenitori della distinzione, non separazione, distinzione fra il potere spirituale della Chiesa e il potere civile, proprio un momento in cui l'Occidente rivelava quella che era un po' la sua caratteristica, la sua mentalità ancora adesso vigente, il cesaropapismo, il potere assoluto in mano allo Stato. E dunque, naturalmente, possiamo vedere in lui anche uno dei sostenitori di questa importante subalternazione fra Stato e Chiesa. La sua fama fu enorme in tutto il Medioevo e anche dopo. Quindi, giustamente, noi possiamo invocare l'intercessione e la mediazione di San Martino anche in questi tempi per contrastare soprattutto la nuova eresia, il nuovo arianesimo in cui stiamo affondando. Questa domenica, dunque, alle ore 18, come sempre, la Santissima Trinità in Pordenone, ci sarà appunto la messa, secondo il rito di sempre, con la commemorazione di San Martino, Vescovo di Tours. Bene, grazie a Giordano Brunettin anche per averci fatto conoscere, no, più da vicino questa figura storica ma anche religiosa che viene festeggiata nella giornata di domani, domenica 11 di novembre. Dalla nostra redazione di Pordenone è tutto, grazie ovviamente per averci seguito, vi lascio come sempre alle nostre previsioni del tempo, a seguire la borsa e dopo il break pubblicitario non è finita perché l'informazione continua prima da Udine con Omar Costantini e poi si torna in Veneto con le notizie del collega Rosario Padovano. Grazie per averci seguito e a lunedì con il telegiornale del Nord-Est da Pordenone. Buonasera, per quanto riguarda il tempo nei prossimi giorni, ancora flusso di aria umida negli strati medio-bassi, da ciò deriva poi un cielo nuvoloso coperto come è già successo oggi, quindi per domani questa situazione con la possibilità di foschie notturne per quanto riguarda la pianura e la costa. Ci sarà la possibilità domani anche di qualche debole pioggia, ma si tratterà di cose veramente deboli e saranno solo localizzate. Temperature minime intorno ai 12 gradi in pianura, 14 sulla costa, massime intorno ai 17 gradi circa. Per lunedì la situazione è analoga, ancora presenza di umidità soprattutto dalla costa fino alle prealpi, con la possibilità ancora di qualche debole pioggia, specie sulla fascia orientale. Anche martedì nubi basse insisteranno su pianura e costa con foschie, poi da metà settimana arriva l'anticiclone con aria più secca e avremo di nuovo il sole con una maggiore escursione termica, temperature che a metà settimana, appunto mercoledì e giovedì, potranno tornare a 20 gradi, però a quel punto lì le minime scenderanno. Non si prevedono piogge importanti almeno fino al 20 di novembre. Domenica a tutti. Ben ritrovati dunque gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, continua l'informazione su TPN, come sempre il treno dei servizi, quest'oggi possiamo definire una sorta di vittorina perché parliamo dell'Udinese, domani in quel di Empoli per capire se, restando in tema, sarà l'ultima fermata oppure no per Velázquez. Il servizio di Eddie Pertoldi, poi torniamo in studio con l'ospite. Partita, potremmo definirla spartiacque, quella di domani ad Empoli per l'Udinese che dovrà assolutamente fare risultato visto quanto accaduto nelle domeniche precedenti ed è una partita decisiva molto probabilmente anche per Velázquez che sente già sul collo il fiato dei vari Nicola, Guidolin, poi naturalmente i nomi si perdono anche se per quanto ci riguarda l'unico che in qualche modo potrebbe cambiare le cose proprio l'ex allenatore veneto, Guidolin. Però vedremo insomma come andrà a finire questo match. Ci sono delle novità per quanto riguarda il modulo tattico, anche se manterrà, ripeto, sempre la difesa a tre, ma è ovvio che bisognerà in qualche modo
adottare un modulo che consenta ai giocatori di andare in gol, altrimenti, come l'abbiamo già ripetuto più volte, poi saremo qua a commentare sempre sconfitte, massimo qualche risultato di parità. Intanto la classifica è terribile, siamo praticamente a ridosso della retrocessione, uso il plurale maiestatis perché mi sento partecipe di questa squadra, di questa regione che naturalmente ha la necessità di darsi una scrollata per uscire da queste pastoie di un fondo classifica che non ci appartiene, non ci appartiene per tradizione, non ci appartiene neanche per assetto societario, non ci appartiene neppure per quanto riguarda il collettivo che composto individualmente da giocatori di un certo spessore. E allora che cos'è che non va? Molto probabilmente un tecnico inesperto che è arrivato dalla Serie B spagnola e che si è trovato ad affrontare formazioni in un campionato che da tutti è riconosciuto il più difficile del mondo e probabilmente non aveva ancora la possibilità di capire fino in fondo quelle che sono le strategie degli altri allenatori e di conseguenza quando è il momento o di chiudere la partita oppure di difenderla escono tutti i suoi limiti e questo evidentemente deve essere stato oggetto anche della lunga discussione avuta con Gino Pozzo e il direttore generale Pradè che si è tenuto in settimana, tra l'altro si è parlato anche della formazione primavera che non è che poi dia molte soddisfazioni. Quindi è un momento un po' delicato, è chiaro che bisogna stare tutti molto vicini a questa squadra, anche se noi non abbiamo mai lesinato le critiche a Gino Pozzo in questa particolare frangente per una scelta tecnica che doveva essere miracolosa e lo sarebbe stata se il tecnico spagnolo si trovasse a 20 punti in classifica e non a 8, che invece non c'è stata, quindi ancora una volta un errore da parte del figlio del Parron, ma di errori ne ha commessi parecchi in queste ultime stagioni, è inutile che ci soffermiamo, è ovvio che l'interesse principale è il Watford per una serie di motivazioni, di prestigio, economiche eccetera eccetera, l'Udinese è un po' così considerata come serie B nella graduatoria, no? Dell'importanza che il presidente del Watford dà alla formazione friulana. Intanto ad Empoli c'è la speranza, nonostante il cambio di tecnico che ha operato la formazione toscana, sappiamo che quando c'è il tecnico nuovo solitamente arriva sempre anche il risultato, auguriamoci che non accada anche questa volta e speriamo che si torni a Udine quantomeno con il risultato di parità, con la speranza poi di rifarci nelle prossime partite. Per me ha fatto un lavoro benissimo Andreazzoli, a me è piaciuto molto l'Empoli in queste partite, ma dobbiamo, come sempre, no? Dobbiamo fare un'analisi soggettivo. Che calendario ha l'Empoli, con che calendario ha giocato, no? Calendario molto molto difficile, calendario brutto, ma per me, a me è piaciuto molto l'Empoli, con principi molto chiari di gioco, nella fase di possesso. A me, io penso che ha fatto un lavoro benissimo dopo il calcio, ma io solo dopo quello che ho visto, non conosco a questo allenatore, ma io solo posso parlare molto bene di quello che ho visto in la TV e in diretto. Dopo un cambio di allenatore, non è una situazione che per noi è più o meno importante, può essere che cambi in qualche principio, può essere che cambi il modulo, può essere che no. So che ha lavorato con due moduli questa settimana, dopo vediamo. Può essere che io già so come vanno a giocare, ma non è il contesto per decidere. Ma un allenatore che penso che è molto emozionale, no? che di una settimana all'altra settimana può girare emozionalmente la strada della squadra, e rispetto molto come Andreazzoli, come adesso come allenatore attuale, ma è una settimana, è una partita dove dobbiamo guardare principalmente al noi e non al loro, no? Ma è chiaro che sappiamo poco, no? E questo allenatore normalmente che è quello che fa l'anno scorso in Sassuolo, eccetera eccetera, per esempio qua o in altre squadre. E può essere che situazioni con palla o senza palla si trasferisse anche a questa squadra, ma dopo dipende della qualità, del livello del calciatore, come sempre.
Andiamo ad approfondire il nostro telegiornale con l'ospite, è venuto a trovarci Claudio Polano per parlare dell'ospedale San Michele di Gemona, perché è cambiata l'aria, è cambiata la minestra, ma il sapore è sempre quello? Allora, per il momento naturalmente sì, perché è evidente che in pochi mesi non si può ribaltare un qualcosa che praticamente andava avanti ormai da anni e anni e anni. Però noi abbiamo messo le cose in chiaro con l'assessore Riccardi in una apposita riunione e lo ringraziamo per averci dato lo spazio per l'ascolto e gli abbiamo chiesto quelle cose che contenute in un documento che riguardano Gemona e che servono assolutamente alla nostra gente, non per spirito di campanile, ma bensì per necessità sanitaria. Necessità sanitaria perché in questo momento urge dare chiarezza e concretezza di quello che è stato detto in campagna elettorale. Anche e soprattutto, però noi sottolineiamo il fatto che Gemona non può essere stata privata del punto di punto soccorso, non può non avere di nuovo un reparto di medicina per evitare che i nostri anziani vengano spostati in altri nosocomi della regione come pacchi postali, con tutti i problemi personali, sociali e anche economici che questo comporta, e soprattutto riavere gli ambulatori a tempo pieno, come era prima, per evitare anche qui un pendolarismo fra strutture e un servizio migliore alla nostra gente. Non chiediamo niente di più, niente di meno rispetto a quello che c'era prima della riforma Serracchiani tedesca. Insomma, possiamo dire che il calderone, come lei ha sottolineato, è ancora lì, no? È appena iniziato, non bolle ancora, però insomma qualcuno col mestolo sta girando in modo tale che il sapore attacchi la ricetta, ma soprattutto non disperda poi nell'aria tutto quello che è stato costruito nei 5 anni precedenti. Allora, abbiamo detto all'assessore Riccardi che i nostri comitati esistono da 24 anni. Abbiamo lottato contro il primo tentativo di chiusura di questo ospedale e da 24 anni a questa parte abbiamo mantenuto ferma la trincea e abbiamo ancora quello che c'è adesso. Possiamo solo migliorare. È evidente che se le promesse elettorali non troveranno spazio, anche per loro sarà quello che è successo prima con le giunte precedenti. Senta Polano, senza tanto rinvangare o comunque continuare a ripetere quello che già più volte lei ha detto, e non solo lei ma anche altri suoi colleghi di comitato attraverso le nostre telecamere, secondo la sua opinione è la svolta decisiva questa oppure la politica come al solito cerca sempre di arrampicarsi sugli specchi perché poi purtroppo per loro e anche per il cittadino alla fine è sempre il burocrate che decide il se e come fare. Io spero che la politica questa volta vanti il proprio primato e quindi decida per il bene comune, per il bene di tutto il territorio della regione in maniera equa. I burocrati, si sa, hanno un peso notevole sulle scelte finali anche della politica, però questa volta è giusto che la politica si riappropri del proprio ruolo nei confronti del territorio e della sua gente. Soprattutto far valere un concetto chiaro e trasparente, che la regione Friuli Venezia Giulia senza trattino è anche una regione a statuto speciale. Soprattutto. Bisogna che in questo caso la specialità diventi veramente un qualcosa di fatto e non soltanto di facciata. Io ringrazio Claudio Polano per la partecipazione, ringrazio voi gentili amici e amiche per la visione all'ascolto, non resta che augurarvi buon weekend, ma l'informazione comunque su TPN continua dopo il break pubblicitario, le ultimissime dal Veneto. Addio a Oscar Miotto, 65 anni, volto conosciutissimo a Motta, ma non solo. Alpino di lungo corso, fu tra i fondatori del nucleo locale di protezione civile ANA. Lavorò all'ufficio tecnico del comune di Miotta e in seguito all'ufficio amministrativo della locale casa di riposo. Fu uno dei soci più attivi della sezione mottense delle Penne Nere. Lavorò anima e corpo per la protezione civile. Fu sempre attivo in parrocchia. Oscar Miotto lascia la moglie Ginetta, i figli Alessio con Eleonora, Valerio con Stefania, Veronica con Matteo, i nipoti, fratello e la sorella. Il funerale di Miotto sarà celebrato lunedì alle 15 nel Duomo di Motta, zona San Nicolò, provenendo dalla casa funeraria di Gorgo al Monticano. Il rosario in suffragio sarà recitato domenica alle 18. Oggi l'anniversario dell'uccisione dei morti di
Kundu in Congo l'11 novembre 1961. La strage degli aviatori italiani dimenticati. Domani saranno 15 anni dall'eccidio di Nassiriya in Iraq. Morirono 19 italiani, per la maggior parte carabinieri. Altri attentati di Nassiriya nel 2004 con 6 feriti, nel 2006 con 4 morti italiani, 3 all'istante e 1 dopo 2 settimane. Incidente stradale ieri a Piave di Sacco, ieri sera il servizio. Ieri sera, poco prima delle 21.30, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Ramei a Piave di Sacco in provincia di Padova per la fuoriuscita autonoma di un'autovettura. Il bilancio parla di un ferito. I pompieri accorsi dal locale di staccamento hanno messo in sicurezza l'automobile, mentre l'uomo aiutato a uscire dal mezzo dai proprietari delle abitazioni vicine era già assistito all'arrivo dei vigili del fuoco dal personale del SUEM 118 per essere trasferito in ospedale. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un'ora e mezza. Notizia dell'ultima ora che ci è arrivata proprio pochi minuti fa in redazione alle 16.40. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Gollini a Chiampo, nel Vicentino, per il rovesciamento di un trattore in un prato di pendenza. È deceduto l'uomo alla guida. I pompieri accorsi da Arzignano hanno sollevato con dei cuscini pneumatici il trattore semisnodato, estraendo l'agricoltore privo di vita. I soccorsi infatti si sono rivelati vani. Sul posto i carabinieri e la polizia di Chiampo per i rilievi dell'incidente. Le operazioni di soccorso sono durate un paio d'ore. Maltempo in Veneto, il vicepresidente Giorgetti dice: invito tutti i sindaci e gli amministratori di aziende pubbliche locali a mettere a disposizione mezzi, materiali e personale nei territori colpiti da questo disastro ambientale. E il presidente del Consiglio regionale del Veneto, l'abbiamo anticipata nella prima parte della notizia, Roberto Ciambetti, assieme ai membri dell'ufficio di presidenza della conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, è stato ricevuto al Quirinale dal presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella. Innanzitutto, ha detto Ciambetti, ho aggiornato il presidente sulla situazione dell'emergenza ambientale che ha devastato il Bellunese, l'altipiano dei 7 comuni nel Vicentino. Ho illustrato una panoramica sugli interventi in atto in favore delle popolazioni colpite e per la messa in sicurezza del territorio, spiegando che tra gli obiettivi primari vi è quello di permettere l'avvio della stagione turistica, affinché ai già pesanti danni a cui dobbiamo far fronte, pur tra mille difficoltà, non si sommi un colpo a un settore economico decisivo per la nostra gente. Ho spiegato la complessità della situazione con l'avvicinarsi dell'inverno e l'elevato costo che si va prospettando per interventi che occuperanno verosimilmente non pochi anni. Servono al più presto risorse reali da investire. Mi sono poi soffermato sulle problematiche relative al regionalismo differenziato, le opportunità che offre nel processo di modernizzazione del Paese, rimarcando poi quanto il popolo veneto guardi a questa tematica con speranza e non poche aspettative. Ho sottolineato, ha concluso Ciambetti, che tanto è positiva la sintonia con il ministro Erika Stefani nel percorso indicato dalla Carta Costituzionale verso l'autonomia regionale. Prendiamo atto di quello che ha detto Ciambetti, ma non si capisce cosa c'entri l'autonomia del Veneto con il maltempo che in questi giorni ha devastato la nostra regione. Forse voleva dire che serve l'autonomia per cercare di velocizzare i soccorsi. San Michele al Tagliamento, dunque, questa sera siamo reduci appunto da questo incontro, abbiamo partecipato al Consiglio Comunale in adunanza aperta per illustrare il quadro della situazione dopo gli episodi di maltempo del 29 e del 30 di ottobre. Il tagliamento nei periodi di maltempo costituisce un pericolo molto grave, si deve fare qualcosa per evitare una tragedia. Il sindaco Pasqualino Codognotto, di fronte a almeno 150 persone, ha lanciato una pesante accusa, illustrando i numeri dell'ultima emergenza. Dal 1966 a oggi, le opere di laminazione che avrebbero dovute essere realizzate tra Pinzano e Spilimbergo non sono state eseguite.
Per un attimo, ha ricordato, abbiamo progettato l'evacuazione della popolazione. Inoltre Codognotto ha anche aggiunto di non affidarsi a Facebook per esprimere il proprio allarme per gli episodi di maltempo, per il livello del fiume. Tra l'altro messaggi fasulli possono generare un procurato allarme. Il procurato allarme è un reato punito dalla legge. Il primo cittadino di San Michele Bibione ha invitato la popolazione a telefonare ai numeri di emergenza forniti dal comune stesso, appunto nei casi emergenziali. Noemi Di Segni, presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche d'Italia, sarà a Portogruaro lunedì 12 novembre 2018. Ospite dell'associazione Migranti Ollus, parteciperà a due eventi. Il primo al Teatro Russo alle ore 11 e parte del progetto Due Scuole, Due Nomi, Una Storia, sviluppato in collaborazione tra la Migranti Ollus e gli istituti Luzzatto e 25 aprile. La Presidente sarà intervistata sulla vicenda delle leggi fasciste e la persecuzione degli ebrei e in più generale sui temi del razzismo da 450 studenti provenienti da tutti gli istituti superiori della città. Prima dell'incontro, in tutte le classi c'è un momento molto significativo. 2.000 studenti coinvolti in quella che sarà una prova davvero singolare. Sarà letta una circolare che simula i provvedimenti razziali, e dico io razzisti, contro gli ebrei, entrati in vigore nel novembre del 1938 in Italia, compreso il divieto di matrimonio con persone non ariane, una schifezza assoluta. Nel pomeriggio, alle ore 16, nella sala consiliare del municipio di Portogruaro, la Presidente Di Segni incontrerà le rappresentanze delle associazioni locali che si occupano di cultura, sociale e lavoro, nonché i docenti di diritto, letteratura, religioni, scienze e storia. Dopo una breve introduzione storica di Imelde Rosa Pellegrini, autrice tra l'altro di Transiti, Asilo e Deportazioni nel Veneto Orientale, sarà presentata la proposta per la scrittura condivisa di una carta o manifesto per l'educazione alla cultura della convivenza e del rispetto delle diversità, che non vale solo verso gli ebrei, vale anche verso i cattolici, verso i musulmani, verso i migranti, verso tutti, anche quelli che entrano clandestinamente o no, nel nostro paese. Meno disoccupati e più opportunità di lavoro. Il Veneto è una delle regioni leader in Italia per dinamicità del mercato del lavoro, con i più alti livelli di occupazione. A crescere sono soprattutto i contratti di lavoro temporaneo, ma guarda un po'. Negli ultimi 10 anni la percentuale dei giovani precari in Veneto è raddoppiata, passando dal 18% del 2007 al 34% del 2017. Più di un terzo degli under 34 in Veneto non ha un lavoro stabile. Il precariato porta con sé retribuzioni più basse o comunque redditi medi che scontano i periodi di inattività. Prima uscita pubblica ufficiale questa mattina per il Comitato di San Nicolò a Portogruaro. Ennio Witt, il portavoce del sodalizio, e i suoi collaboratori hanno intrattenuto i cittadini sull'Iston, dove era presente il loro gazebo, informando gli stessi sui rischi per la salute con cui da decenni convivono i residenti del borgo periferico. Dovrebbero esserci delle immagini di terza corsia, se non sbaglio. E noi non crediamo al completamento della terza corsia, appunto. In un anno e mezzo, ha sentenziato Ennio Witt, abbiamo chiesto di poter tornare a informare i cittadini in centro storico sabato prossimo e di aver uno spazio durante la prima giornata della Fiera di Sant'Andrea, quella dedicata alle associazioni, domenica 18 novembre 2018. Pramaggiore. Domani a mezzogiorno la sede della Mostra dei Vini apre le porte all'AIL del Veneto Orientale per il pranzo comunitario. Sono attese oltre 200 persone provenienti da tutto il veneziano e dal Friuli, coinvolte nelle attività della sezione pramaggiorense di questa associazione. Il pranzo solidale
si svolge per richiamare l'attenzione su temi come la lotta alle leucemie, con particolare riguardo a quelle che colpiscono i piccoli in tenera età. Ognuno darà un contributo per incentivare la ricerca e battere la piaga del cancro. Questa mattina è stato riconsegnato alla città di Porto Gruaro l'ossario ricavato all'interno del cimitero monumentale di Via Mercalli. È stato un momento molto suggestivo. Nell'ossario riposano i poveri resti di soldati dell'impero asburgico e delle forze italiane. Rappresentavano varie nazionalità. Gli italiani stavano sia dalla parte dell'impero austro-ungarico che dalla parte del Regno d'Italia. Poi hanno trovato sepoltura polacchi, ungheresi, romeni, croati, tedeschi, insomma, varie nazionalità. Questa mattina per noi c'era il nostro inviato Maurizio Conti, che ha realizzato questo importante servizio che funge anche da documento storico. Sì, noi naturalmente, come in tutte le occasioni che si svolgono qui nella comunità locale, cerchiamo di essere sempre presenti all'interno del comune. E quest'oggi abbiamo presenziato a questa cerimonia fornendo un picchetto, ma oltre all'aspetto cerimoniale abbiamo ritenuto opportuno fornire un piccolo dono che è costituito da due maglie di cingolo sopra delle quali sono state fissate le bandiere di tutti i defunti che si trovano oggi presenti all'ossario. Non è un simbolo semplice, però ricordiamo che il carro armato fu proprio un'invenzione della Prima Guerra Mondiale ed era un simbolo di terrore per i combattenti, in quanto era la prima volta che si disponeva di un veicolo blindato capace di superare le trincee, e proprio su di questo cingolo abbiamo ritenuto proprio appuntare tutte le bandiere che ora possono sventolare libere in simbolo della libertà e di quella pace che hanno sempre voluto significare. Non potevo mancare oggi al restaurato cippo in onore dei caduti della Prima Guerra Mondiale, del popolo soprattutto polacchi, austriaci, ungheresi e ovviamente italiani. È vero, abbiamo questo cimitero che è prezioso per noi perché è oggetto di innumerevoli visite. Basti pensare che il 68% dei turisti che arrivano sulla spiaggia di Livione sono austriaci e tedeschi, ma anche ungheresi e polacchi. Quindi per me è un onore essere qui e devo dire, proprio domani mattina un gruppo di 7 giovani inglesi, ad esempio, ha chiesto di visitare, oltre al bunker della Guerra Fredda, la Villa Ivancic, che è stata anche ospedale da campo, e naturalmente la visita si completa sempre con il cimitero austro-ungarico. Quindi posso confermare che c'è tanta gente che ha bisogno di conoscere questa storia. Quindi una memoria ancora molto presente. Assolutamente sì, e devo dire, ad esempio, nel gruppo di domani queste 7 persone sono tutti giovani sotto i 30 anni e hanno chiesto espressamente di poter visitare questi luoghi. Quindi conserviamo questa memoria, teniamo bene questi luoghi, perché senza memoria sappiamo bene che un popolo ha poca storia. Con il signor Muroyer, vicepresidente della Croce Nera austriaca, oggi a Porto Gruaro per le cerimonie che hanno visto rendere omaggio ai caduti austro-ungarici sepolti nel cimitero civile. Ecco, vicepresidente, in cosa consiste l'attività della Croce Nera? Dem Ende des Ersten Weltkrieges hier in Porto Gruaro gedacht wird. Ich gratuliere allen Organisatoren. Praticamente l'attività appunto riguarda praticamente soprattutto volendo festeggiare questa, ricordare questa cerimonia dei 100 anni della Prima Guerra Mondiale, è quello di creare più o meno un collegamento anche sul fronte dei soldati, quindi praticamente in Polonia, in Italia, ci sono quindi delle sedi statali che però non sono insomma sedi. Cioè, pensare di costruire una sede qua a Porto Gruaro diciamo che è un po' difficile, perché le sedi sono piuttosto statali, quindi ci sono le sedi in Italia, in Croazia, in Polonia.
Beh, un bilancio sicuramente positivo sotto tutti gli aspetti, per quanto riguarda l'impegno, per quanto riguarda il contenuto, per quanto riguarda il messaggio che abbiamo lanciato, io direi anche per quanto riguarda la partecipazione. Con la sezione nazionale artiglieri, la sezione di Portogruaro, abbiamo cercato un po' di offrire un programma che era imperniato sulla celebrazione della pace, coinvolgendo sia le associazioni d'arma, coinvolgendo la comunità e coinvolgendo anche le scuole, perché in questo contesto è stato anche realizzato un concorso letterario dal titolo I ricordi della Grande Guerra, dove i ragazzi della terza media si sono cimentati nel raccontare con i loro occhi e nel immedesimarsi in quel periodo cosa poteva significare la Grande Guerra, sia prima che dopo. Ecco, il messaggio principale è stato quello del dopoguerra, perché la guerra 100 anni fa finisce, ma le ferite continuano, e per questo abbiamo voluto anche ricordare alcuni avvenimenti. Abbiamo voluto ricordare il tutto con un libro che ha il titolo Uniti nella vita, uniti nella morte, che vuole rendere omaggio a tutti quei giovani, anche stranieri, che in questa località di Portogruaro si sono trovati in quel momento a combattere e che oggi sono insieme per riposare una pace che noi dobbiamo mantenere e dobbiamo cercare di coltivare. Ecco, questo, come dicevo prima, era il messaggio. Dopodiché abbiamo pensato un po', e quindi vi descrivo quello che era il lavoro di valorizzazione dell'ossario posto nel cimitero, dove abbiamo inteso far partecipare tutte le nazioni che hanno in questo ossario i loro caduti. Si tratta di 526 caduti fra austro-ungarici, ungheresi, polacchi ed italiani, e le bandiere che sono poste proprio nel sacello del cimitero rappresentano proprio questa comunità. Quindi un bilancio, potrei dire, veramente positivo, che ha dato molto soddisfazione agli organizzatori, e penso anche alla città di Portogruaro, perché ha vissuto un momento di ricordo in occasione del centenario della Grande Guerra, sicuramente all'altezza del ricordo e dell'onore da dare a questi giovani che hanno sacrificato la loro vita. Bene, continuiamo con le altre notizie. Cinto Caomaggiore è stato festeggiato giovedì con un breve brindisi, alla fine si è anche un po' commosso. Va in pensione il capo storico dell'ufficio anagrafe di Cinto Caomaggiore, Fiorenzo Masat, residente nella vicina Pramaggiore. Intere generazioni di cintesi sono cresciute sotto la sua gestione. Negli anni decine di dipendenti amministratori hanno potuto contare sulla sua esperienza e sulla sua professionalità, diventando un punto di riferimento fondamentale. A salutarlo il sindaco Gianluca Falcomer. Ci sono persone che hanno fatto la storia di una comunità, e per il nostro comune Fiorenzo Masat è sicuramente una di queste. Diversi eventi domani a Caorle, sulla spiaggia e sull'entroterra. Dalle 9 a Levante, meeting di surf. Al Museo Nazionale di Archeologia del Mare, in via Gallini, dalle 15, eventi sulla scoperta di Caorle bizantina. Alle ore 16.30, alla palestra delle scuole medie Enrico Fermi, andrà in scena il Rosario in Tastaia, il Rosario nella Stalla, commedia in due atti di Mara Trevisan, compagnia teatrale La Bottega, l'ingresso è libero. Infine, per cantine aperte, l'appuntamento sarà all'azienda vitivinicola del Marango, con iniziative dalle 10 alle 17. Cosa si aspetta una nuova impresa dal ricambio generazionale in azienda? Quali sono le opportunità? A queste e molte altre domande, Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia, attraverso CAT Imprese Confcommercio Rovigo, in collaborazione con Confcommercio Portogruaro Bibione Caorle, darà risposta venerdì 16 novembre dalle 14 alle 16 nella sede di Confcommercio a Portogruaro, Borgo Sant'Agnese 93. Cambio grafico del sito della Regione Veneto, più visibile, contornato dal rosso, a prova anche di consultazione con il telefonino, un vero e proprio salto di qualità. Notizia di pochi minuti fa che riguarda lo sport: all'ITF di Cordenons, torneo internazionale femminile, Anastasia Grimalska concede il bis e batte la grande sorpresa Anastasia Piangerelli con il punteggio di 6-1, 6-2 in 58 minuti.
Tra l'altro è stato un derby azzurro, ma anche un derby d'Abruzzo. Grimalska è di Pescara, Piangiarelli è di Lanciano. Davvero numeroso poi il pubblico che ha assistito all'ultimo atto di questo importante torneo internazionale giunto alla terza edizione. E al via da pochi minuti la finale di Supercoppa Italiana di volley femminile tra i Moco Conegliano e Igor Novara. A bordo campo al Palaverde di Treviso c'è anche la campionessa mondiale a squadre di tennis tavolo paralimpico, la nostra beniamina Giada Rossi di Poincicco di Zoppola. Era questa la nostra ultima notizia dalla redazione di TPN Veneto. Io vi saluto, vi do appuntamento alle prossime edizioni del nostro telegiornale, ma vi ricordo che domani, oggi per chi vede la replica, domenica ci sarà un importante contenitore di carattere sportivo con ben due trasmissioni. Telepordenone, insomma, TV leader di tutto il territorio e non solo a Pordenone città, ma anche nel Veneto e in Friuli. Grazie a tutti voi, gentili radioascoltatori che ci seguite. Buon fine settimana. Domenica. Cielo nuvoloso, anche molto nuvoloso nella prima parte della giornata sulle zone montane e pedemontane. Foschie e nebbie in pianura e nelle valli. In parziale sollevamento o dissolvimento durante le ore diurne. Precipitazioni. Nella prima parte della giornata sulle zone montane e pedemontane, probabilità bassa 5-25% di qualche modesta precipitazione, con limite della neve intorno a circa 2400-2500 metri. Precipitazioni in prevalenza assenti sul resto della regione e dalla mattinata anche sulle zone montane e pedemontane. Temperature. Senza notevoli variazioni o in locale lieve aumento. Venti in quota sud-occidentali moderati tesi fino a metà giornata. In leggera attenuazione dal pomeriggio. Altrove deboli variabili. Mare quasi calmo o poco mosso.